Lo sapevo. E tua sorella ha bisogno di te. Schifosa! A che cosa, Giustina? Poi te lo dico, ora devo andare. Lei non va da nessuna parte. Mi porteranno in carcere, allora venga noi... Venga qui! Non puoi immaginare come mi ha dipinto. È un artista, ma... Sì, ed è anche un cretino. Se Tacio lo scopre, andrà su tutte le... Neanche per sogno. Non sto facendo niente di male. No, va bene. Non mi importa. Dimmi di Tiago, cos'è successo? Non me lo nominare, non ne voglio più sapere di lui. Ok, bene. Problemi con Tiago? Stenditi e dimmi tutto. Cosa? Per caso fai la psicologa adesso? Più o meno. Bene, ora stenditi perché per aiutarti mi servono dei dati. Dati? Va bene, eccone uno. Con Mar è tutto finito. Tranquillo, ti aiuteremo noi a tornare con lei. Per Lusper, mia sorella, io darò fino all'ultima goccia di sangue. Ma prima... voglio sapere tutta la verità, Giustina. Va bene. Se mi aiuti e la salvi... meriti di conoscere la verità. Vedi, io non sono la madre di Luz. Tu e Luz siete figlie di Carlos Maria. Il mio amore. Il signorino di casa in Chausti. E della loro cuoca, Alba. Loro sono i tuoi genitori e quelli di Luz. Ma solo biologici, eh? Perché Luz l'ho cresciuta io. Io l'ho amata. Poco dopo, Alba rimase vedova. E tornò nella casa da cui la signora Amalia l'aveva cacciata. Arrivò con te ancora piccola. Ed era incinta di Luz. Alba morì nel dare alla luce mia figlia. Cielo, è stato il signor Bartolomeo a prendere la decisione di abbandonare voi due nel bosco. È stato lui. Guardala, poverina, è andata ormai. Non c'è speranza che ricordi qualcosa. Faremo soltanto un'opera di bene. Ah, sì, sì. Portala fuori, io vado a prendere la macchina. Su, vai, vai, tesoro. Sbrigati, che ci stiamo bagnando. Dammi i documenti, presto. Ora Angel non esiste più. Muoviti, dammi la novella. No, me ne occupo io. Ne sei sicura? Cielo, l'unica cosa che potevo fare era salvare la mia piccolina. E ora tocca a te. Tocca a te. Salvala, Cielo, io ti supplico. Come avete potuto? È tardi. È troppo tardi. Signora Giustina Garcia, lei è in arresto. Salva mia figlia. Salva tua sorella, Angel. Quali altre prove vuoi? Lei mente, te la prendi con me? Lo so che non riesci ad accettare che tua madre sia anche la madre di Mar, però... Non lo è! Certo, per te la bugiarda sono io, no? Scusami, rispondo. Chris, devo venire adesso. Bene, aspettami. Vado dai ragazzi. Come va con la vagabonda? Numero sconosciuto. Tiago ci è caduto in pieno. Ha creduto alla storia dei soldi. Allora, che cosa ne pensi? Tefi, mi hai mentito. Hai parlato con lei? No. No, non se la sentiva, poverina. Non voglio che si agiti in questo momento, ne sta passando così tanto. In seguito, quando starà meglio, le parlerò. Sento che le cose stanno cambiando. Ora so che Luz è mia sorella. Giustina è in carcere. Finalmente potremo liberare i ragazzi dall'incubo di Bart. Le dispiace uscire? Sì. La dobbiamo preparare per andare in sala operatoria. Ci siamo. Ah, Nico. Non mi fai un sorriso?
Non posso perdonarlo, Jasmine, non posso. Ci provo, giuro che ci provo, ma non posso. I suoi sospetti mi hanno ferita. Lui deve credere a me, non a Tefi. Beh, ma lui ama te, non Tefi. Sì, ma intanto io soffro, non posso far finta di niente. No, qui non posso darti torto, hai ragione tu. Se Tacio agisse così, non so se lo perdonerei. Ma non dimenticare che Tiago ti ama. Una persona che non si fida di te non ti può amare. Questo l'ho imparato adesso. La fiducia è la cosa più importante nell'amore, è così. E io ti dico che quella vagabonda mi... Innanzitutto smettila di insultarmi. Innanzitutto questa è casa mia. E se la tua cocchina crede che diventi anche casa sua, si sbaglia di grosso. La mia casa, mia madre, ok? Tefi, lo so come sono andate le cose. Sei tu che hai mentito. E ora so anche il perché. Perché hai fatto una cosa così orribile? Negare a qualcuno di sapere chi è. Tefi, perché? Lei non è mia sorella. Sei gelosa? Mettiti al suo posto. Immagina di cercare i tuoi genitori biologici e qualcuno non te lo permette. Che succede? Tefi vuole dirti una cosa, Giulia. Come non ti ricordi, sì, se l'hai baciata? Sì, mi sentivo stordito, non lo so, non mi ricordo. Nessuno lo deve sapere, intesi? Non lo saprà nessuno, ma quello che hai fatto non è bello. Lo so. Ascoltami, quella ragazza è amica di Nacho e mi ha visto con lei. Mi ha detto che sarebbe stato zitto, ma credo che lo racconterà a tutti. Ti sei messo in un mare di guai. E dimmi, hai forse bisogno di qualcosa, Giustina? Di lei, di lei. Immagino lo sappia che cosa deve fare, data la mia situazione. Sì, 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 certo, tirarti fuori. Ho parlato poco fa con un avvocato, un mio amico, e mi ha detto che secondo lui dovrebbero darti al massimo 6 mesi. No, adesso non mi interessa questo. Adesso. Lei si deve assicurare che quella disgraziata salvi la vita a mia figlia. Sono stata chiara. Che fate, ragazzi? Come va? Basta, Playboy. Cretino, abbassa la voce. Ma perché? Lui non è tuo amico? Non sa niente? Sì, 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 lo so. No, non sai niente. Non sai niente. La mia amica sta ancora parlando da sola. Sei davvero un fenomeno. Te l'ho detto, sei in un mare di guai. Falla finita, Nacho. Primo, non è successo un bel niente con quella ragazza. No, per prima cosa non è quella ragazza. La mia amica si chiama Marilyn. Secondo, figurati se non dice niente, Tacio. E se stai dicendo così per via di Jasmine, beh, le hai fatto un bello scherzo. Comunque, sono affari tuoi. Ehi, stammi bene a sentire, non è successo niente. Perciò è la sua parola contro la... Sì. No, no, questo è vero, però, vedi. Lei mi ha anche parlato di un video dove ha registrato tutto. È possibile? Cosa? Possiamo parlare? Che cosa c'è? Tefi mi ha raccontato tutto. Hai creduto alla storia dei soldi? No, Mar. Tefi mi ha detto tutta la verità. Che ti ha offerto dei soldi per dimenticarti di me. E che ha fatto un mucchio di cose per separarci. Sul serio? Sì. Tiago l'ha convinta a confessare tutto. Tiago? Mm-hmm. Sono venuta a chiederti perdono a nome di Tefi. Lo so che ha fatto delle cose terribili, però bisogna capirla, non è cattiva. Ah, per favore. No, sul serio, non è cattiva. Poverina, sta soffrendo molto. Ha tanta paura di perdere sua madre. E io di non trovarla mai. Ma non faccio niente del genere. Per questo vorrei tanto fare il test del DNA. Perché magari, sapendo il risultato, questa paura sparisce. Pensaci. E quando hai deciso, mi avverti. Domani. Come hai detto? Voglio fare le analisi domani.
ser, ángeles del mundo podemos ver. Un amanecer, ángeles del mundo queremos ser. Esto que yo siento acá, que no lo puedo explicar, esto que me pasa, estas ganas de volar. Esto que yo siento acá, que no lo puedo explicar, esto que me pasa, estas ganas de volar. Esto que yo siento acá, que no me deja pensar, que nació de golpe el deseo de cambiar. Eso que dicen tus ojos, que yo solo puedo ver. Possiamo solo sperare. Cos'è successo, Giustina? Cosa, Giustina? Cosa? Che è successo? Zitti. Ah, bene, bene, bacio a tutte e due. Ciao. Come stanno? Allora? Dai. L'operazione è stata un successo, stanno bene tutte e due. Viva, ne sicura. E c'è un'altra cosa. Cosa? Giustina è stata arrestata. Cosa? Non ci posso credere, ragazzi, è in prigione. Sul serio? Dicono che non c'è due senza tre, spero tanto che sia vero. Perché? Che altro c'è? Beh, perché oggi faccio il test del DNA con Giulia. Sono contento, ti sei ma... decisa! Sì. Congratulazioni, sei molto coraggiosa. Sappi che, comunque vada, noi siamo la tua famiglia. Grazie. Tesoro, sai che il dottore ha detto che stai accettando bene il mio midollo? Che bello! Adesso ho qualcosa di te. Cioè, siamo più che sorelle dell'anima. Siamo molto di più. E la mia mamma è qui fuori. Fammi un po' di posto vicino a te, Luz. Grazie, amore mio. No. La tua mamma non è qui fuori. Ti vuole molto bene, piccola mia. Però non è la tua mamma. Giustina non è la mia mamma. No, amore mio. No, non lo è. Tu sei figlia di Carlos Maria. Questo già lo sai. Ma sei anche figlia di Alba. Alba? Ecco il nome che ho letto nel diario di Angel. Sono io, Angel Inciausti. Ma allora... tu e io... siamo... siamo sorelle, amore mio. Siamo sorelle. Ecco a lei. Grazie. Come stai, Mar? Non voglio parlare con te, lasciamo stare. Perché? Cos'è successo? Abbiamo fatto le analisi, punto. Ora devo lavorare. Allora... un frappè alla pesca, un caffè e due brioche, giusto? Adesso arrivano. Ora sono freddo. Ascolta, ho tantissimo lavoro, non posso dar diretta. Se vuoi parliamo in un altro momento, ora devo Hai servire. Paura che la tua ragazza mi veda con te? Sì, sì, anche questo, infatti. Beh, sai, può vederci quanto vuole se non fai come dico io. Cosa? Quel video che abbiamo fatto è molto carino davvero. Io lo posso mettere su internet. Adesso lo usano tutti, no? O fai come dico? O la tua ragazza vede il video. Pensaci. Tu mi vuoi bene? Ti amo. Anch'io. Questi